bentornati, bravo che indossi Barilla, basta, bentornati con gli Euroblu qui a Little Italy, qui al College Street, qui al ristorante The Standard per la 16ª edizione di Taste of Italy. Allora, oggi dobbiamo festeggiare tre cose importanti, innanzitutto la vittoria dell'Italia ieri, poi oggi naturalmente Taste of Italy e ancora di più la festa del papà, oggi Father's Day, vero? Sì, e quindi auguri a tutti i papà che sono qui presenti, e noi però vogliamo presentare un papà in particolare che è Vito Mauro della nostra band, quello col cappello, il nostro chitarrista Vito Mauro. Perché? Perché lui suona in un modo divino, ma in modo particolare è venuto a fargli un regalo il figlio Gianluca, che è questo ragazzo molto simpatico che si sta preparando insomma per suonare. Gianluca che cosa fa? Gianluca ha ben 22 anni, ha un gruppo molto importante che si chiama Glass Hemp, è insegnante di chitarra, e quindi chi volesse può pure contattarlo, ci sono i biglietti da visita, insomma se avete dei figli che vogliono imparare a suonare, per esempio, lei che capisce l'italiano? Maurizio, ci sei? Sì, io. Sei là, ok, sì, sei tu, parlo con te. Quindi se vuoi imparare a suonare la chitarra, ti devi rivolgere a lui, a Gianluca, a questo ragazzo che è bravissimo, è proprio un asso nel suo lavoro, ok? Se vuoi poi ti do pure il numero di telefono, quindi ti avvicini. È stato vincitore di tantissimi concorsi, stanno registrando diversi CD musicali e qui adesso lo ascoltiamo mentre suona con il suo papà, ok? Quindi per voi a Little Italy, Vito Mauro e Gianluca Mauro insieme per l'ennesima volta qui per noi. Vai! Vai Gianluca! Thank you.
Alberto Mauro e Gianluca Mauro dei Glass Elf, fantastico, bella festa del papà ti ha fatto, Vito. Il figlio, vedi, non ti puoi lamentare, più festa del papà di questa non potevi fare, è vero? Sei contento? Grande Gianluca, è un chitarrista eccezionale, fa lezioni di chitarra, chiunque vuole può contattarlo per prendere lezioni, per far prendere lezioni anche ai propri figli che vogliono imparare a suonare, perché no, è una gran bella cosa, ma magari diventano così. Lui ha vinto tanti concorsi, l'abbiamo già presentato, vai Gianluca. Jim? Ok, sentiamoci un'altra volta. Saluto Mauro!